Città del Vaticano, il Papa sulla remissione dei peccati. In Dio, affetto di madre e misericordia di padre. Cioè, l'importante, cos'è per Wojtyla in questo momento? Cioè, qual è il punto centrale della sua dottrina che scricchiola? È il fatto di far passare il padrone. Cioè, il concetto di Dio padrone è il concetto che sta scricchiolando. Ma se noi abbiamo un Dio padrone che uccide, che ammazza, che bastona, questo ci fa orrore. Ma se abbiamo l'immagine del Dio padrone che ti abbraccia, che ti bacia, che ti consola, questo non ci fa orrore. Questo è una merce spendibile. Ma il problema è che è sempre il Dio padrone, è sempre l'oggetto che sottomette, è sempre l'oggetto che frusta, è sempre l'oggetto che fa sanguinare, è sempre l'oggetto che toglie la vita, è sempre l'oggetto che distrugge la capacità dell'essere umano di farsi Dio. Per cui il problema che hanno loro è di vendere una merce che hanno, che puzza e che è marcia, per farla diventare accettabile. In fondo, se c'è la miseria, se le persone sono nella fame, se le persone non hanno servizi sociali, se le persone non hanno scolarità, se le persone non hanno cultura, se non hanno nulla, l'unica cosa che potranno avere è la speranza nell'intervento del Dio padrone. Vi ricordate? Il pazzo di Nazare dice: lui darà la sapienza a chi vuole lui. Non tu vai a costruire la conoscenza, non tu devi tagliare il grano, non tu devi seminare mietere, non tu devi costruire la vita. Tanto ci sono qua io che moltiplico i pani e i pesci, tanto c'è lui che ti dà le cose. Questa è la distruzione che Wojtyla sta tentando di costruire negli esseri umani. La sottomissione alla visione di un Dio. Questo Dio che è affetto di madre e misericordia del padre, è il macellaio di Sodoma e Gomorra, è quello che metteva gente sui roghi, è quello che massacrava chi non può difendersi, ed è quello delle scuole che chiedono il diritto di massacrare gli allievi. Affetto di padre e affetto di madre e misericordia di padre. Guardiamo sempre forma e sostanza. Vediamo la Repubblica del 9 settembre 1999. Si finge prete arrestato per violenza. Brindisi in casa sua, foto accanto al Papa. Era riuscito persino a farsi fotografare insieme al Papa Giovanni Paolo II, falso prete, truffatore e anche accusato di violenza sessuale. Diceva di essere un sacerdote, eccetera, eccetera. È facile imbrogliare la gente. Basta mettersi qualcosa addosso. A proposito, basta mettersi qualcosa. Qui c'ho Beato impostore contro storia di Padre Pio. Beato impostore contro storia, un truffatore, un ladro, un delinquente, un macellaio, un assassino. Un truffatore nato, perché il suo livello di truffa. Uno addirittura che si fa dare un cappuccino che si fa dare la dispensa dal Vaticano dal voto di povertà per poter amministrare i beni e le ricchezze. Cioè, una cosa. Beato impostore contro storie del Padre Pio di Mario Guarino, edizioni Caos, le trovate anche nei supermercati. Io l'ho trovato in supermercato. Vabbè. Andiamo avanti. Del 2 settembre 1999, un articolo del Gazzettino. Aborto, un'arma contro il crimine. Beh, questo mi sembrava di averne già parlato in passato, no? Cioè, facendo le analisi della situazione criminale negli Stati Uniti, si sono accorti che il crimine negli Stati Uniti è crollato, cioè la percentuale di crimini è crollato. Allora, inizialmente pensavano che fosse crollato solo a New York, dove Giuliani aveva fatto tolleranza zero, cioè dove la polizia ammazzava la gente per strada tranquillamente. Invece la statistica rilevava che la stessa percentuale di criminalità è anche maggiore, era diminuita in tutte le città degli Stati Uniti. Allora si è fatta una retroanalisi di quello che erano i dati della criminalità e si è scoperto che l'introduzione dell'aborto nella società americana
ha portato a diminuire la criminalità. Perché questo? Perché all'aborto non ricorrevano le donne ricche o quelle che avevano cultura o quelle che avevano conoscenze e sapevano benissimo come proteggere con preservativi o con pillole o con altri sistemi, ma ricorrevano le donne più povere, cioè quelle che non avevano conoscenza, non avevano cultura e che i loro figli probabilmente, vivendo in quartieri a rischio, sarebbero stati probabilmente presi dalle bande o comunque avrebbero avuto comportamenti illegali. Ricorrendo all'aborto, cosa è successo? Che in questa tipologia di persone sociali è diminuita la quantità di nascite. Diminuendo la quantità di nascite è stata anche una diminuzione della quantità di crimini. Praticamente la miseria crea il crimine, tanto per essere chiari, per cui la responsabilità del crimine è data dalla miseria, a parte Craxi e compagnia. Andiamo avanti ancora. USA, dopo 6 anni trapelano le vere responsabilità del rogo di Waco, in cui perirono 86 membri della setta di Davidiani dopo un assedio durato 51 giorni. Ricordate, questo David Koresh diceva di essere il Messia, era venuto, lui era Dio, una roba di questo genere, e a un certo punto si erano create tutta una serie di voci, perché anche in America c'è gentaglia tipo l'Aris, il Chris, il Cis, questa gente qua, no? In cui si dicevano cose atroci su questo. Io non so se quelle cose ci siano state o non ci siano state, non è importante questo. C'è stato un vero e proprio assalto a quella che era il ranch dove ci stavano questi davidiani, e praticamente la polizia, i federali hanno ammesso di aver usato lacrimogeni infiammabili, in pratica li hanno bruciati vivi, tanto per essere chiaro. Beh, questi sono i risultati delle azioni che fanno la gente del Chris, Cis, Aris, Cesnur, CICAP, eccetera. Cioè, in pratica è la diffamazione, tanto hanno la stampa, sono delinquenti come il Gazzettino, come Nuova Venezia, come la Tribuna di Treviso, come il Mattino di Padova, che sparano cazzate a raffica pur di avere il sensazionalismo, pur di riuscire ad avere la notizia che fa sensazione, il satanista che fa quelle cose. Cioè, hanno talmente tanto bisogno di questa merda, che sono disposti a dare fuoco a qualsiasi cosa hanno a disposizione, e questo è tutti i giornali, quasi tutti ormai, destra o sinistra, più o meno la stessa cosa. E naturalmente l'FBI, anziché usare la testa da FBI, cioè la polizia, anziché usare le proprie notizie, le proprie indicazioni, le proprie cose per riuscire a raggiungere la sua conoscenza, raggiungendo la sua conoscenza, prendere la decisione di agire in questo o in quel modo, ha preferito lavorare sulle voci, credere alle voci, legarsi alle voci con quel disastro che ha portato. Comunque 86 morti bruciati vivi, e questo dal Gazzettino del 3 settembre 1999. Vabbè. Poi c'è dalla Repubblica del 17/9/1999, fuoco sui ragazzi del coro, strage nella chiesa del Texas, sembra che questi qua siano più o meno nazisti, comunque cattolici, sempre cristiani. Cioè, il cristiano ha un elemento fondamentale, lui è demandato dal Dio padrone al controllo del sistema sociale, costruisce la gerarchia di controllo del sistema sociale, lui è padrone degli uomini. Noi diciamo che l'ideologia del cristianesimo è l'essere padrone degli uomini, o fai quello che voglio io o io ti ammazzo. Tutte le religioni, tutte le sette, tutti i gruppi di pensiero che hanno alla loro base una verità la quale dice o fai quello che voglio io o io ti ammazzo, per noi sono cristiani. È chiaro questo? Cioè, chi sottomette ad una verità è comunque, anche se siamo musulmani, per noi sono cristiani. Cioè, noi l'unità delle cose la costruiamo sui concetti. Cioè, chiunque dice o fai quello che voglio io ti ammazzo, chiunque dice obbedisce alle direttive del padrone, per noi è cristiano. Cioè, non cambia assolutamente. Cioè, è questa cosa che qualifica l'essere cristiano, non uno che dice io sono cristiano. Io dico io sono pagano, e come pagano dico che la libertà
è una cosa da costruire e il soggetto deve costruirsi senza essere assoggettato a nulla o a nessuno, se non a quelle regole che sono regole sociali, regole giuridiche, eccetera. Però la libertà, parlo essenzialmente di libertà della percezione, libertà di espandere me stesso nella vita. È chiaro questo. Il cristiano dice, no, c'è una verità alla quale tu ti devi sottomettere. Dunque, tutti questi devono sottomettere. Chiunque sottomette è cristiano. E infatti abbiamo bianco, nevrotico, violento e maniaco. Dal 18-9-1999 questa strage, questo bianco maschio solitario e scorbutico, è armato fino ai denti, è il profilo di Larry Hasbrook, 47 anni, che mercoledì scorso ha compiuto la strage in una chiesa del Texas. È ormai l'identikit del tipico autore dei massacri a mano armata avvenuti negli Stati Uniti, no? È il Texas, bianco impazzito, poi suicida con la pistola in chiesa, 8 morti. E guarda caso fanno parte questi personaggi del braccio armato della cristianità. L'uomo vestito di nero che ha ucciso prima di suicidarsi 7 fedeli in una chiesa battista di Fort Worth, in Texas, faceva parte di uno dei più pericolosi gruppi terroristici di estrema destra degli Stati Uniti. Lo ha rivelato all'FBI un esperto dei gruppi suprematisti e razzisti americani, secondo il quale Larry Hasbrook non sarebbe solo il paranoide finora descritto, ma un membro del gruppo paramilitare Phoenix Prixbot, braccio armato di Christian Identity, organizzazione razzista, la stessa cui appartiene Buford Burry, il neonazista che ad agosto ha aperto il fuoco nel centro estivo per bambini di un community center ebraico a Los Angeles. Cioè, il fatto di o fai quello che voglio io ti ammazzo, è nel cristiano, cioè fa parte dell'educazione, della mentalità del cristiano. Che poi venga attuato in un modo, venga attuato un altro, dipende dalle condizioni, sia condizioni oggettive, giuridiche e sociali, sia da condizioni psichiche, che dentro, cioè il prete che piglia a schiaffi la persona e che dice una secondo lui una bestemmia, per cui quel porco di Dio, chiamarlo porco è il minimo, visto quello che fa, lo definisci, non è che lo insulti, lo definisci per quello che è il Dio dei cristiani. È la stessa cosa, cioè bruciare viva una persona o avere un altro atteggiamento dipende dalle condizioni oggettive e soggettive in cui chi fa la repressione si trova. Ma la molla che porta a fare questo è sempre io sono il padrone. Bon. Visto che sono le 16:20, attacchiamo i telefoni, vi ricordo 049 700 700, eccolo qua. Pronto? Ma chi è che ti ha messo là? Ciao! Ascoltami qua. Bene. E abbiamo visto che come abbiamo acceso i telefoni abbiamo avuto una bellissima persona, eh? Uno a cui piace molto stuprare i bambini e gli piace molto difendere gli stupratori. La Chiesa chieda scusa per i preti compiacenti. Padre Sorge alla cerimonia per Don Puglisi, Palermo, da Repubblica del 16 settembre 1999. La Chiesa chieda scusa per i preti compiacenti della mafia. La Chiesa è la mafia, la mafia è la Chiesa, non può esistere la mafia senza il cristianesimo, senza il cattolicesimo, perché il cattolicesimo definisce esattamente quelli che sono i principi mafiosi. Pronto? No. Buonasera. Almeno qualcuno che tenta che fosse facoltativo massacrare gli allievi nelle scuole, no? Sì. Si ricorda? Sì. Che zio? Già non so. Insomma, almeno qualcosina che attentà. Adesso tutti addosso, no? Anche me. Comunque, prima c'era obbligatoria. Picchiare, sì? No. Massacrare. Come sai che intende massacrare? Insegnare, no? No, picchiare. Picchiare fisicamente. Beh, adesso non lo so. Ma... Eh sì, in Inghilterra 40 scuole cristiane sono ricorse alla Corte per i diritti dell'uomo per avere il diritto di picchiare gli allievi. Questa è la notizia. Sì, lì che sei proprio là. Beh, comunque mi dicevo un altro senso. Sì? La religione cattolica nelle scuole, prima già era obbligatoria, no? Sì. Qualcuno che ha tentato che fosse almeno sceglierla. Sì. E mi ho scelto. Ma sì. Si fatica, eh? Oh, beh, ma anche noi, sai, abbiamo fatto una fatica terribile. E difatti, dopo, dove sei chi va a sbagliare i tasti?
È stata veramente una fatica. Mia figlia ha subito aggressioni dalle suore, fatica. Ma non so, eri dalle suore. No, 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 ma infatti era la scuola, era istituto pubblico? Sì, sì, era statale, ma c'era una suora che insegnava, no? A proposito, gli insegnanti di religione cattolica, da chi vieni scelti? Dal vescovo. E pagati dallo Stato? Qualcosina qua, almeno qualcosina. Adesso io oggi sentivo che parlava delle leggi che D'Alema almeno segue, rispetta. Ma cosa che ho fatto sto D'Alema da quando che Gesù? È andato alle Caraibiche, sì, è vero. Sono ora, poteri. Allora mi dicevo, almeno, sì? Almeno che facesse insegnamento delle religioni. Adesso diremo, anche per rispetto di qui che sei qua adesso, chi dice paghiamo le tasse, gli integralisti e non musulmani, quello che te voi. Sì, è un diritto del loro credo, no? Se proprio vogliamo che sia crocifisso nelle scuole. Sarà loro che ti ottoe andando avanti. Non so perché, cosa succederà. Io vedo cose brutte, perché forse. Dice, perché loro? Sì, paga le tasse, i gan loro Cristo. E mi, perché non vado ad averlo? Sì o no? Sì. E allora non sarebbe meglio fare un insegnamento delle religioni? Ma chi è che lo fa? Lo faccio io o lo fa Voitila? Allora volevo dire, da questo governo. Che tanto si aspettava qualcosa, cosa hai fatto? I fai scuole private, peso del Medioevo? Vedi, c'è sempre, ricorda che la politica fatta così è mediazione fra le forze. Sì, ma ascolta, è qualche mediazione brutta, ecco. Fa schifo. E poi ascolta, oggi dimmi. Parlavi del BR. Quanto si ga BR, quando che sei morto D'Antona? Io sono sempre convinto che D'Antoni sia stato ammazzato per una questione di corna, sai. Cioè per me, con l'esperienza che ho io... No, ma chi sei che sigava BR? Non lo so, chi è che... Ma? Sì. No, ma io sono sempre convinto che D'Antona sia morto per una questione di corna. Dopo... Mi pare è tutto un intreccio che non ti occavare neanche più, sento. Finché avevamo il concordato, finché avevamo il... No, vabbè. Sì o no? Ci sono dei poteri con cui bisogna mediare, non puoi mica cavarli via. Posso dire una cosa? Sì? Delle volte non sento mica che sei proprio pagano. No, cosa sono? Schiavo. Di cosa? Perché te incazzi troppo. Ah beh sì, ciao. Figurati, ciao. Va bene. Le mie convinzioni personali sono mie convinzioni personali, che derivano un po' dalla mia esperienza. Ma questo, vabbè, fate voi. Va bene, pronto? Sì? Condivido una parte di quel che dice lui, trovo anche giusto che parla, sebbene che parla di queste robe, ma mi vuole dare un consiglio. Lui esagera con la terminologia, poi usa anche dei termini truculenti. Mi spiego, per esempio, c'è proprio il discorso massacrare i bambini nelle scuole, ma massacrare vuol dire che paghi 40, ecco, paghi tutti. Usiamo i termini. Perché l'italiano, se no cosa fa? Si attira, su questo hai perfettamente ragione. Cioè nel senso che, però tieni presente che quella azione non è un'azione in se stessa, ma ha una derivazione storica. Cioè quando i crociati promettono l'immunità alla gente purché venga fuori dalla rocca di Gerusalemme, li hanno ammazzati tutti. Quell'azione fatta a scuola è derivata da tutte quelle azioni poi fatte precedentemente. C'è anche un altro discorso, no? Per esempio, certi termini che incomprensibili, insomma, dai, il corpo bianco. Corpo luminoso. Insomma, non occorre chiamarlo corpo, chiamiamo con un termine corrente italiano, che capisca, no? Questo se no, e te capisci solo quei che ragiona come uno. Mi spiego. Certo. Cioè, chi 3-4 che mi trova tra voi anni del corpo luminoso che ha dato roba? No, 2, no 3-4, massa 3-4, dai. Allora, te consiglieria di usare termini. Io odio, sono un nemico mortale della Chiesa, io ne ho. Non per ritorsione, ma per ideologia, insomma. Però bisogna usare i termini giusti, altrimenti se si attira semplicemente l'incomprensione, perché non capisce, no? Il corpo luminoso, oppure i massacri, che roba. Usare i termini. Comunque sono son tre anni che ho parlato del corpo luminoso,
cioè sono insomma, tre. Insomma, l'altro di uno che ha telefonato, sentivi, tu sei stato corpo luminoso. Sì, ma... no, ma arrivano sempre, no, perché qualcuno ha riempito Padova di manifesti, no? E allora c'è, nuova gente si è messa in ascolto da inizio. Purtroppo mi sono in macchina. Sì, 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 ok. Arrivederci a un ciao, per grazie. Moderarsi nei termini, non nelle accuse, Vabbè. Nei termini. Ok, ciao, ciao, ciao. Bene, ormai siamo arrivati quasi alla fine della trasmissione, mancano solo pochissimi minuti e le persone di là sono pronte per un'altra trasmissione. Vediamo un'ultima telefonata, pronto? Ciao. Tu, intanto posso farti una domanda? Sì. Tu, in quanto pagano, in quanto Claudio Scimeroni, sì, perché vivi? Ciao, questo... Grazie. Ciao. Intanto si ascolto. Sì, sì, sì. Ciao, ok, grazie. Ciao, ciao. Io vivo perché mio padre e mia madre sono andati a letto e io sono venuto fuori dalla vagina di mia madre dopo aver passato 9 mesi ad usare la mia volontà in pancia di mia madre. Io vivo perché sono uscito da quella vagina e affronto la vita, affronto quello che ho davanti per costruire me stesso. Chiaro? Queste sono le mie determinazioni. Bon, ultimissima e forse butto giù anche. Pronto? Parlo con il signor Franco? No, 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 Franco lo trovo in un'altra parte. Ecco qua. Bon. Basta così, non prendo più telefonate. Questa è la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni. Il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera. L'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è Casella Postale 53 Marostica Vicenza. Vi ringrazio di avermi ascoltato. Riprendo la trasmissione alle ore 19, per cui non prendo più telefonate. La trasmissione la riprendo alle ore 19 con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. E vi do appuntamento appunto alle ore 19. Grazie per avermi ascoltato e a risentirci fra poco. Ciao ancora.